Se sapeste, è successa una cosa! Cosa è successo? Che cosa? Un terremoto? No! Un'inondazione? No! Un'eruzione vulcanica? No! Non sarà mica andata a fuoco il teatro dell'opera? E pianta la zazzira col tuo catastrofismo! Lascia che Saltellina si spieghi! Scusa, tessitori! Scommetto che la tua cantante preferita, Mimma Mimosa, è scappata col direttore d'orchestra! Ho perso la voce! La mia Mimosa è diventata afona! Forse non canterà più! Ma come? Così? Tutto d'un colpo? Dai, racconta, Saltellina, sfogati! Verso la fine del primo atto della norma, l'opera che stavamo cantando stasera, la mia Mimosa ha avuto un accesso di tosse. Nel camerino si è sfogata a tossire, ma per lo sforzo le è salita la febbre e le si è arrochita la voce. Due! Medici l'hanno visitata sconsigliandola di proseguire. L'impresario la supplicava in ginocchio. Ti prego, tra gli spettatori c'è anche il Presidente della Repubblica. Ma Mimosa non ha ceduto, preoccupata giustamente della propria carriera. Ma che vuoi che sia? Un po' di raucedine non ha mai fatto male a nessuno. Non preoccuparti, Saltellina, la tua soprano guarirà presto. Sì, però curiose queste raucedini improvvise. Oh, scusami, Saltellina, ma non sei stata tu stessa a dire che il secondo atto della norma è particolarmente impegnativo? Che cosa vorresti insinuare? Io niente, solo che se tra il pubblico c'era niente po' di meno che il Presidente della Repubblica, allora forse Mimma Mimosa non si sentiva all'altezza. Ma no, zazzira! Ma come vuoi che un artista del calibro della Mimosa rinunci a cantare temendo qualche piccola stecca? Stecche? Paura di non essere all'altezza? Ma dico, ma siete impazziti? Mimosa è una professionista seria! Non esageriamo! Qualche volta avrà steccato pure lei, no? Almeno in prova! Basta! Siete delle male lingue, tutti e tre! E io, che credevo di aver trovato dei veri amici. Stando così le cose, non mi resta che andarmene e lasciare questo luogo inospitale e ostile. No! Non cercate di fermarmi! Ormai ho deciso. Addio! Addio! Ma Saltellina, come al solito drammatizzi! Preferisco vivere da sola! Non temo di affrontare un destino solingo! Saltellina, noi ti siamo affezionati! Ti apprezziamo molto, lo sai bene! Ma sì, infatti, siamo ansiosi di ascoltare quest'opera, questa norma! Allora, ce la fai sentire? Adesso anche le pulci hanno la tosse. Ma ti pare che io mi meriti un commento del genere? Io non mi sono mai data delle arie. Ma no, infatti, cara Saltellina, le arie tu ce le insegni. E con grandissima arte! Saltellina! Siete sempre stati voi a chiedermi di insegnarvi le opere che ascoltavo a teatro. È vero, e di questo ti siamo molto grati, Saltellina! Sì, fino a poco tempo fa nemmeno sapevamo che cosa fosse un'opera. Ora invece... Siamo diventati dei veri intenditori, Giacomo Pulcini! Don Insetti! Giuseppe Verni! Grazie a te potremmo figurare tra gli spettatori più esigenti del loggione! Beh... Ne avete fatta di strada. Ecco che cosa ne sarà di me con Mimosa ridotta in quello stato.
Destino spietato! Saltelli una cara, su! Non essere così pessimista, dai! E anche se disgraziatamente la tua mimma mimosa dovesse rimanere muta! Rauca! Afona! Con la voce stroncata per tutta la vita! Beh, in tal caso puoi sempre trovarti un'altra insegnante, no? No, 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 cara zazzina. Io non mi faccio delle illusioni. Con Mimosa tutto filava liscio. Tra di noi c'era intesa, tolleranza, rispetto reciproco. Figuratevi che da un bel pezzo avevo rinunciato persino a morderla, anche solo per una merendina. Ma lo sappiamo, Saltellina. Non so se avete presente l'aspetto più che florido di Mimosa. La sua pelle fresca, morbida, appetitosa. Ti prego, lascia perdere questi discorsi. Il mio stomaco non li gradisce. Le è andata male la caccia. Oggi è rimasto tutto il giorno fermo ad aspettare. Del resto anche noi abbiamo rimediato ben poco. La crisi non risparmia nessuno. Bando alle tristezze! Sì, sì, amici, ascoltatemi! Siamo o non siamo una compagnia vivace, compatta e ricca di inventiva, eh? Qua bisogna reagire! Sì, io vorrei che noi cantassimo tutti assieme qualcosa di molto allegro! Gloria del Brindisi! Dell'opera! Tarlata! Oh, ma che tarlata! Ma che tarlata la tarlata! La tarlata di Giuseppe Verdi! Per tutte le tarantole cosa mi tocca sentire? Qua non c'entrano né tarli né tarli. Tarle. Né tarle né tarmi, né zarte né... Che cosa mi fate dire? Né tarli né tarli. L'opera che tu vuoi cantare si chiama Traviata e l'aria è... Libiam negli eti calici. Dove i protagonisti brindano alla gioia di vivere e all'amore. Oh, avanti, Saltellina! Beviamola! Cioè, cantiamola tutti insieme! Ma io potrei soltanto dirigervi per via della... Ma allora, insomma, tu farai... Il direttore d'orchestra! Obbediremo ai suoi ordini! Allora, siete pronti? Prontissimi! La bellezza infiora e la fuggerà.
fior che nasce muore, né più si può goder. Godiamo, ci invita un fervido accento lusinghier. Ah, 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 ne scopra il dì, ah, 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 ne scopra il dì, ah. Della sua bacchetta, maestro! E della travolgente musica di Giuseppe Verdi! Verdi? Ma non faceva vermi? Ma che vermi! Verdi, verdi! Come i prati verdi! Le colline verdi! E perché mai si chiamava così? Forse per non confondersi coi soliti bianchi e rossi! Vediamo! Vediamo cosa posso farvi ancora cantare, vediamo... Che altra aria vorreste ancora interpretare? La cavalcata delle valchirie! Troppo difficile! Allora arrivi pagliaccio! Troppo triste! Che ne direste dell'aria? Un bel dì vedremo! Sì, la butterfly, sì, la madama farfalla di Giacomo Pulcini. Lei che aspetta, e aspetta, e lui non c'è. La nave non si vede. E lei lo ama, lo ama, oh quanto lo ama. Ma lui sposa un'altra. E allora lei che fa? Che fa? Si uccide con un pugnale qui nella pancia! Trick, track, karakiri! Particolarmente tragica la Madama Butterfly di Puccini. Sì, come tutte le opere, finiscono tutte male. Beh, veramente, a me piacciono proprio per questo! Perché sono commoventi! Quanto mi sono divertito! Ho tanto pianto, Beh, allora, la vogliamo cantare questa? Un bel dì vedremo! Volentieri, e però si tratta di un brano per solisti, non per coro. Un bel dì vedremo! Forse è meglio che giochiamo a briscola. No, io voglio cantare, Vedi, cara Zazzira, per cantare bisogna innanzitutto prendere la nota giusta e non si deve gridare. Ci si concentra un attimo, si prende un bel fiato e... Questa è una vera professionista. E lo dobbiamo tutto a Mimosa.
è lei la vera professionista, l'artista. Ma Saltellina! 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 Adesso sei tu che ci devi fare un regalo, eh? Noi vorremmo riascoltare la storia della pulce nell'orecchio, quella che ci fa sempre sbellicare dalle risate. Un'altra volta? La volete sentire davvero? Sì, 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 la vogliamo sentire di nuovo. La racconti così bene! Ma io... ho la tosse, amici miei, perché non vi ricordate? E chi se lo dimentica più? Adesso... anche le pulci hanno la tosse! Un'idea! Perché non la raccontiamo tutti insieme, la storia della pulce nell'orecchio? Ancora meglio, rappresentiamola come a teatro! Buona idea! Io ci sto! No, 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 ma bisogna avere un palco, delle scene, dei costumi! E no. Che ci vuole? Basta guardarsi un po' in giro e usare... l'immaginazione! Quando nella via le luci dei lampioni si accendevano, le pulci di Casabalzi uscivano caute dalle loro soffitte e raggiungevano la calca degli spettatori all'ingresso del teatro. A teatro, quella sera, si rappresentava un'opera buffa dal titolo La pulce nell'orecchio. La storia di un ragazzo e di una ragazza che si amano. Ma il padre della ragazza si oppone al loro amore. Perché sua figlia è già promessa sposa a un uomo molto più ricco. Così il ragazzo, per vedere la ragazza, è costretto a travestirsi da zia Sofia. Però anche le pulci volevano assistere a questo spettacolo. Così una volta introdotte nell'illuminata sala circolare, le pulci si trovarono un posto sugli spigoli delle poltrone e sulle cornici dei palchi. Nonno Zamparotta aveva ammonito ognuna delle sue parenti pulci a non mordere il pubblico. A teatro si va per ascoltare il teatro, non per riempirsi il pancino. Va bene, nonno. Faremo le brave, non morderemo nessuno. Ma una sera, la meno educata delle pulci pensò di saltare
sui cantanti per conquistarsi la simpatia della prima donna. E attratta dalla mirabile voce, sbucò fuori dall'abito di velluto che le serrava il collo per manifestare la propria ammirazione attraverso un profondo inchino. Continuando a cantare, la signora si portò istintivamente una mano al fianco, fingendo di accarezzarselo. Lesta la pulce saltò sul ventaglio della cantante, che si sentì colpita dallo sguardo del baritono che stava declamando. Una pulce mi è entrata in un orecchio, raccontando che Rosina strizza l'occhio a quel poco di buon d'un marinaro, nonostante sia promessa al conte Alvaro. Un tal dubbio non vi rende molto onore, nostra figlia è il ritratto del pudore. Ora giunge qui per caso in compagnia della saggia e rispettata zia Sofia. Arrivata son dall'orto con rispetto, un saluto ai genitori colti appena i pomodori. In cucina andiamo perché or la salsa debbo fare. Zia Sofia mi va, mi va, mi va. Zia Sofia mi va. Zitto amore mio, non parlare. Parlo, 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 parlo io. Voglio invece dir qualcosa al papà della mia sposa. Senza dubbio, senza dubbio, senza dubbio, grande cuoca è zia Sofia, la più in gamba che ci sia. Che mi dite, che mi dite, che mi dite, donna cara, de 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 ragù, 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 de ragù a marinara. A dir vero mi par strano, questo piatto è forse indiano. È pietanza di Marsiglia, il sospetto già mi piglia. Mamma, son piena d'affanno, che fa figlia mia, sopra l'inganno. Già mi corre per la pelle un tremore assai ribelle, assai ribelle. Dell'orecchio mi tormenta ora parecchio, non lo posso sopportare, qua mi vogliono ingannare. Non fa caldo se non sbaglio, a che serve quel ventaglio? Oh, la pelle d'una pupa troppa luce me la sciupa. La parrucca io mi sento come avesse gli aghi dentro, e il merletto sulla schiena mi solletica, che pena. Il sospetto non mi molla, è attaccato con la colla. Su resisti mio lindoro, troverai questo ristoro. Toglierò il travestimento, solo allora sarò contento. Don Alfonso, che guardate, a mia zia l'accontentate. Di sicuro non è lei, sulla fronte ha troppi nei. Se mi tocca ancora la faccia, gli do un pugno sulle braccia. Quella pulce nell'orecchio rende pazzo questo vecchio. Al sospetto dentro l'occhio sta per metterci in ginocchio. Morde e punge il paparino, questo dubbio malandrino. Dall'orecchio è sceso al petto quel terribile sospetto, non ne posso proprio più, non ne posso proprio più di sentirlo andar su e giù. Ora posso, mi vivo e gli faccio il colpo vero. Mascherato, ti ho beccato, bell'indoro sei spacciato, traditore di una figlia, sempre a far l'occhio di triglia. Or ti prego
prego con rispetto mio babbo caro di non essere così amaro, io ti prego babbo caro, io lo amo te lo giuro, me lo sposo di sicuro, io lo amo me lo sposo di sicuro. No 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 no. Sposare tu dovrai con tal parroco come sai. No, sposare tu dovrai con tal parroco come sai. Un signore coi denari che non corre per i mari. Troppo tardi buon papà. Troppo tardi buon papà. Troppo tardi buon papà. L'ho sposato un mese fa. Sur rassegnati tesoro, sur rassegnati tesoro. Non gli manca un buon lavoro, sur rassegnati tesoro. Troppo tardi tu dovrai con tal varo come sai. Un signore coi danari che non corre per i mari. Già da un mese stai con un marito marinaio, mi par peggio di un pulciaio, un marito marinaio. Questo fatto sfortunato è veramente un guaio, molto meglio un carbonaio di un marinaio. Uno sposo navigante sembra invece interessante. Te lo prova quel diamante di grossezza rilevante. Sono tardi buon palà, sono tardi buon palà, sono tardi buon palà, l'ho sposato un mese fa. Se una pulce ti bisbiglia ciò che dice la gentaglia, malignando su tua figlia, non badare alla canaglia, non badare alla canaglia, il sospetto che ti piglia va bruciato come paglia, non badare alla canaglia, il sospetto che ti piglia va bruciato come paglia, ed allora che meraviglia ride tutta la famiglia. Il sospetto che ti piglia va bruciato come paglia, ed allora che meraviglia ride tutta la famiglia, ride tutta la famiglia, ride tutta la famiglia, ride tutta la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia. Bravo! Bravi! Bravi! Grazie all'intervento delle pulci di casa Balzi, quella fu una serata memorabile! Mai un'opera buffa aveva riscosso così tanto successo, non si erano mai visti degli interpreti così spontanei! Ma per forza! I cantanti si grattavano tutti sul serio! Grazie alle pulci! Va per nonno Zamparotta! Pulcette! Questa sera vi siete comportate molto, molto male! Mordere così i cantanti! Beh! Sì, sì, va bene, il pubblico ha riso, ma questo non è un comportamento educato! Scusa, nonnino! La sera successiva, teatro strapieno. Tutta la città voleva assistere all'esilarante spettacolo! E nonno Zamparotta! Mi raccomando, pulcette, questa sera statevene buone. Non oltrepassate la prima fila delle poltrone. A teatro si va per elevare lo spirito, non per riempirsi il pancino. Così, prima della rappresentazione, tutte noi pulci si stava buone buone ai nostri posti, ben lontane dal palcoscenico. Ma cosa non ti succede dietro le quinte? Cari cantanti, come impresario della vostra compagnia, visto che lo spettacolo è stato un gran trionfo, io vi invito, anzi vi ordino di grattarvi ancora più forte di ieri.
Mi raccomando! Guate! Una pulce mi è entrata in un orecchio, raccontando che Rosina strizza l'occhio a quel poco di buon d'un marinaro, nonostante sia promessa al conte Alvaro. Un tal dubbio non vi rende molto onore, nostra figlia è il ritratto del pudore. Ora giunge qui per caso in compagnia della santa rispettata Maria Sofia. Arrivata sull'allarto con rispetto un saluto. Voglio invece dire qualcosa al papà della mia sposa. Senza dubbio, senza dubbio, senza dubbio, grande cuoca e zia Sofia, la più in gamba che ci sia. Che mi dite, che mi dite, che mi dite, donna cara, de ragù, 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 de ragù a marina. Il sospetto già mi piglia. Mamma, son piena d'affanno, che mi fa piglia un inganno. Già mi corre per la pelle, un tremore sai di pelle, sai di pelle, un tremore sai di pelle. Non temere figlia mia, lui lo crede zia Sofia. Una bella occhi bella sta molesta, tremarella sta molesta, tremarella. Una bella occhi bella sta molesta, tremarella. Quella pulce dell'orecchio mi tormenta ora parecchio, non lo posso sopportare, qua mi vogliono ingannare, non fa caldo se non sbaglio, a che serve quel ventaglio? Oh, la pelle d'una pupa brutta luce me la sciupa, la parrucca io mi sento come avessi gli aghi dentro, e il merletto sulla schiena mi solletica, che pena! Il sospetto non mi molla, è attaccato con la colla, su resisti mio lindaro, troverai questo riparo, toglierò il travestimento, solo sarò contento. Sicuro non è lei, sulla fronte ha troppi nei. Se mi tocca ancora la faccia, gli do un pugno sulle braccia. Quella pulce nell'orecchio rende pazzo questo vecchio. Quel sospetto dentro l'occhio sta per metterci in ginocchio. Ma se pugna il paparino, questo dubbio malandrino. Dall'orecchio è sceso al petto quel terribile sospetto. Non ne posso proprio più, non ne posso proprio più di sentirlo andare su e giù. Mascherato, ti ho beccato, Bellindoro sei spacciato, traditore di una figlia, sempre a far l'occhio di triglia. Or ti prego con rispetto mio, babbo caro, di non essere così amaro, io ti prego, babbo caro. Io lo amo, te lo giuro, me lo sposo di sicuro. Io lo amo, me lo sposo di sicuro. No, 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 no. Sposare tu dovrai, con tal Alvaro come sai. Non sposare tu dovrai, conte Alvaro come sai, un signore coi denari che non corre per i mari. Troppo tardi buon papà, troppo tardi buon papà, troppo tardi buon papà, l'ho sposato un mese fa. Su rassegnati tesoro, su rassegnati tesoro, non gli manca un buon lavoro, su rassegnati tesoro. Da sposare tu dovrai, conte Alvaro come da un mese stai con un marito marinaio, mi par peggio di un pulciaio, un marito marinaio, questo fatto sfortunato è veramente un guaio, molto meglio un carbonaio di un marinaio. Uno sposo navigante, sempre invece interessante, e lo prova quel diamante di grossezza rilevante. Sono tardi buon palà, sono tardi buon calà, sono tardi buon palà, l'ho sposato me. Come paglia, non badare la canaglia. Il sospetto che ti piglia va bruciato come paglia. E allora che meraviglia, ride
udire! Sì, sì, anche se le pulci non li avevano morsi. I cantanti avevano finto di grattarsi molto più energicamente della sera prima. Ma per nonno Zamparotta... È un oltraggio! Un insulto! I cantanti fingono di grattarsi anche se le pulci non li hanno morsi. Questo spettacolo è una presa in giro ai danni dell'intera razza pulcesca. Troverò un modo di fargliela pagare a questi cantanti da strapazzo. Dobbiamo prenderci al più presto una rivincita! Perciò, alla terza rappresentazione dell'opera buffa, nonno Zamparotta guidò il suo gruppo di pulci a teatro con aria battagliera. Ad un sol cenno della sua zampa buona, ogni pulce avrebbe rivendicato l'onore offeso. Oh, tra il pubblico... Oh, sul palcoscenico... Oh, in entrambi i settori... Nonno Zamparotta lanciò il segnale e tutte le pulci si buttarono... All'attacco! Sì, andiamo pulcette, andiamo! Vieni, vieni, vieni! Mangiato come paglia, e allora che meraviglia, ride tutta la famiglia, ride tutta la famiglia, il sospetto che ti piglia, va bruciato come fretta. L'impresario fece chiudere il sipario, il pubblico si precipitò verso l'atrio e molti lasciarono il teatro senza neanche passare dal guardaroba. È divertentissima, fenomenale, mitica, è la storia più ridicola che mi sia mai capitato di sentire. Non mi stancherei mai di ascoltarla. Di rappresentarla, voi dirò il teatro, che invenzione elettrizzante. Quella pulce mi è entrata in un orecchio. Non ne posso proprio più di sentirla andare su e giù. Pulcetta, che ti piglia? Perché non ridi con noi? Non starai mica ripensando alla raucedine di Mimma Mimosa, vero? Ah, tempo qualche giorno e la tua cantante preferita sarà come nuova, te l'assicuro io. E se per colmo di caso non potesse mai più... Zazzira! Ma no, cari amici, non stavo pensando a Mimosa. Il fatto è che... Insomma... La storia della pulce nell'orecchio non finisce così. C'è un seguito. Ma come? Ma l'hai sempre fatta finire così con la fuga del pubblico? Vuoi dire che invece... Finisce male? Io me la sentivo, me la sentivo! Saltellina! Ma non avrà mica ragione Zazzira! Purtroppo sì! Mentre le mie parenti pulci assaporavano il trionfo, le maschere del teatro, armate di bombolette a spray... Oh!
rimasta nemmeno una. Ma vuoi dire proprio che... Sì. Con le bombole a spray. Uno spruzzo. Ed è la fine. Ma che volete? Ormai le pulci erano morte ed erano tutte più vecchie di me, quindi... Eh già, è così. Sarebbero morte lo stesso. È la vita. Altro che melodramma. Per l'appunto, è la vita. E qualsiasi cosa accade, bisogna andare avanti. Siamo o non siamo una compagnia vivace, compatta e ricca di inventiva? Credo che Tessitori abbia ragione. E anche se l'opera buffa è finita male... Abbiamo... tante altre avventure da vivere assieme! Sì. Belle o brutte che siano! Sì. E non ci tireremo certo indietro! Il mio momento! Faccio vedere io! Aspetta che... Nessun dorma, nessun dorma. Oppure, o principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà. Appassiona così tanto, potremmo organizzare uno spettacolo pubblico. È una bellissima idea! Sì, 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 però si intende che prima dobbiamo prendere delle lezioni, sì, non sì, vi pare? Sì, sì, lezioni di canto, di recitazione e di ballo. E anche un bel po' di ginnastica per la scioltezza dei movimenti! Soprattutto la corsa! Specialità. Allora io propongo un bel esame di volo ronzato. Sì, che bello! Ho sempre voluto volare! E invece io propongo... salto in alto! Salto in lungo! Salto triplo! Ottimamente, ottimamente, amici! Vedo che la mia proposta vi ha rianimato. Ma che ne dite di continuare la progettazione della nostra nuova attività in un luogo più confortevole? Qui di fronte c'è un piccolo ristorantino, ambiente familiare, cucina casalinga, prezzi modici. Oh, se offri tu, ecco. Sono d'accordo! Ho una fame! No, faremo alla romana. Lasciate solo che mi dia una sistematina. E tu, Pulcetta? Sono con voi, naturalmente. Il mio stomaco comincia a brontolare. Però non vorrei prendere freddo. Ricordate, amici, la mia... E questo non se lo dimentica più nessuno. Adesso anche le pulci hanno la tosse! Thank you.
se ad un cantante viene la tosse, proprio quando è in scena, poverino, solamente nel suo camerino quella tosse sfogherà. Gli consiglierà il dottore di astenersi dal cantare se non vuole danneggiare la sua voce lì per lì. Ma che ha tossi una pulce, la gente non lo può pensare, tutti son pronti a sospettare che si creda chissà chi. Tossono i cani, tosse il gatto, si sa, e se tosse l'asino non è una novità, tosse il cavallo, il vitello però no, una pulce tossir non può. Yeah.